decisivo. Non esiste, mi devi chiedere scusa. Questa è una vergogna, tuo pensiero. Bellissimo ragazzi, si è avverata la cosa più bella che si potesse avverare. Apriamo questa ultima puntata per adesso, poi riprenderemo a settembre, di Mezzogiorno e Mezzo di Attic, con un finale col botto. Ebbene sì, Juve e Milan in Champions, Napoli in Europa League. Questo si chiama, amici, questo si chiama karma. Questo è proprio il karma, no? Dopo un'annata passata, i complotti e gli arbitraggi e l'ASL e non ci hanno fatto partire e i ricorsi al CONI, al TAR, alla giustizia europea, a tutti i cazzo di ricorsi che hanno fatto loro. Il karma gli ha riservato lo scherzo più bello. Proprio coloro che furono sfottuti con lo striscione Giulietta e la Troia, che risposero, come avete visto, con l'altrettanto striscione ironico napoletano figlio di Giulietta, li hanno sbattuti fuori, li hanno sbattuti fuori e non ci possono arrivare. Ieri sera avete visto l'inviato del Napoli di Sky prendersela con Juric dicendo che non si erano impegnati, e Juric lo ha mandato elegantemente a fare in culo. Questo comportamento è in Italia inaccettabile. Non esiste, mi devi chiedere scusa. Questa è una vergogna, tuo pensiero. No. Questo è proprio la chiosa finale, finalmente Juric, uno con le palle, che ha capito come bisogna trattare questa gente che vede, ovunque si gira, vede un complotto, l'amante del chiagnefutti e della pizza, e questi sono i risultati, cari amici, che adesso vedete a fare come al solito l'Europa League, con zero titoli, come ogni anno zero titoli. E vabbè, è il destino dei babuini, ragazzi, è il destino dei babuini. Comunque, dopo questa bella introduzione, dopo questa fantastica serata vissuta ieri sera, non mi metterò a far pagelle né analisi della partita, tanto ragazzi avete visto tutti che la Juve nel primo tempo ha già chiuso la pratica, hanno giocato bene, diciamo, tutti quanti, anche, mi sono sorpreso anche da Dybala che ha fatto una buona partita.
Kulusevski si è di nuovo messo in luce per belle giocate, belle situazioni, insomma vedremo cosa succederà nell'ambiente Juve, avremo tutta l'estate per capire quello che succederà con un'altra rubrica che vi ho spiegato ieri, sarà una rubrica di calciomercato e notizie in genere estive, frivole, ok, che andrà il pomeriggio e non andrà la mattina, avremo tutto il tempo per fare quest'altra rubrica. Intanto andiamo a leggere per l'ultima volta, non in generale, ma per l'ultima volta, le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Tristezza palate, ragazzi, tristezza palate. Tristezza palate, l'ultimo capolavoro di Mariotti dei Musica Setta. Allora, la Gazzetta degli Schifosi. Lukaku piange, rivuole Conte. Oggi il vertice dal tecnico è Zarazeng. Il suo vice serve un progetto top. Allora, ciao, ciao Conte. Ciao, ciao, ciao. Fatal Verona a Napoli, padre Pio e Pirlo vincono il Champions, Milan e Juve alle stelle e il Napoli come un ciuccio alle stalle, giustamente. Due rigori di Chessi piegano l'Atalanta, secondi e Coppa più ricca dopo 7 anni, senza CR7 travolto il Bologna, quarto posto il tecnico resterei ma non decido io. È bellissimo, bellissimo leggere queste prime pagine. Sono attivi. Adesso andiamo a vedere il Corriere dei Babbuini distrutti. Povero babbuino. CR7 in panca, bianconeri passano a Bologna 4-1, blitz di padre Pio e a Bergamo 2-0, Pirlo benedetto, Juve e Milan in Champions, incubo Gattuso, Gattuso. Attenti i granchi che muzzicano, eh! De Laurentiis lo congeda, Napoli e Lazio in Europa League, Roma a fatica in Conference, benissimo così, poi c'è la foto di Dybala e Osimhen inginocchiato che piange, bene così, Conte serve un progetto top, 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 va benissimo, adesso tutto a sport da Turin, Juve sì, Milan sì, delirio Inter e Napoli no, finisce la partita, incredibile. Brividi sin alla fine per la corsa Champions, resta fuori il Napoli raggiunto da un Verona irriducibile, padre Pio li vince Bergamo con 2 rigori di Chessi, dobbiamo dire la verità, ieri l'Atalanta se l'era venduta la partita palesemente. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio? Ho una memoria di ferro. Pirlo dilaga Bologna, perciò ripeto, rispetto massimo per il Verona che se l'è giocata fino alla fine e poi invece disprezzo massimo per l'Atalanta di Gasperini che ha palesemente venduto una partita di sera. Torò lo strazio è finito, dovete andare in Serie B se Zarlati per rotto della cuffia. E poi Sainz secondo, ma Ferrari flop. Va bene, questo è per il giornale, è tutto oggi, andiamo a vedere. Calcio mercato. Chissà cosa dirà Minchiovan, che sono mesi che dice che la Juve arrivava quinta fuori dalla Champions. Bravo Minchiovan, bravo Minchiovan. E si perde Ciulo. Ma vi andar culo. Ti aspettavo al varco, e il varco è arrivato. Allora, si parte con Sconcertao, Meravigliao, Ubriacao, che dice Juve la società ha sbagliato di più di Pirlo e io sto con Pirlo, va bene, lui ci fa sapere che sta con Pirlo, ora tutti che vogliono riconfermare Pirlo, prima non era un allenatore, adesso di botto è diventato Ferguson. Milan ecco il mercato per la Champions, e poi Juve ore calde, in arrivo la decisione su Pirlo, ecco cosa può succedere. Inter, le 2 richieste di Conte a Zrasen, Samsung, Samsung, Zesin, Zosong, pezzi al culo Zang e i 7 intoccabili sul mercato. Sì, Juve ancora in Champions, ora Pirlo e Ronaldo sono i problemi di Agnelli. Ecco qua, con tutto che abbiamo vinto 2 trofei, siamo andati in Champions, iniziano, i guai, sempre i guai per la Juve, sempre i guai. Atalanta brutta è venduta come non mai, direi io, ho aggiunto venduta io. Il Milan cancella il Cagliari e si prende la meritata Champions. Il Napoli non riesce a salvare la stagione, che fallimento senza Champions. Mettetevi scorre. E si fosse presente per cacciarsi a tutto qua. Juve, Pirlo, mi vedo al 100% ancora su questa panchina, lascio la parola a chi dovrà decidere. Milan maldire la vittoria delle nostre idee, Donnarumma, non dico nulla, ma era tra i più felici.
tenetevelo caro, non c'è problema. E poi Mkhitaryan, indizio importante sul futuro, il prossimo anno faremo meglio, voglio una Roma più competitiva. Napoli fuori dalla Champions, finisci 1-1 col Verona. No! Quello che doveva fare De Laurentiis annuncia l'addio di Gattuso con un tweet: eleganza a palate, quelle del Napoli, ti ringrazio e ti auguro successo ovunque tu vada, con un tweet là, proprio babbuinanze. E va bene amici, dopo le babbuinanze dei babbuini andiamo a rifarci con gnagna time. Allora, per la gnagna time, amici miei, amici cari, partiamo con Ludovica Pagani conferma il mio tipo ideale e posta la foto di lei, di El Shaarawy. È gonfio? Quando basta. El Shaarawy, lei, non so perché ho letto lei, vabbè, comunque El Shaarawy. E c'è la fotogallery della Pagani, è tanta gnagna questa Pagani, con il costumino, oramai sono tutte già proiettate in Sardegna, proiettate ai Caraibi, bene così, gnagna snudata. Per le otturazioni? C'è la miseria, ma siete geniale proprio, le inventate tutte giustamente. Ok, e poi ovviamente non può finire qui lo Gnagna Time quotidiano, andiamo a vedere cosa ci regala tutto a sport, che cosa ci regala a livello di gnagnona. Allora, eccola qua, bionde sorridenti, eccole, wax a stelle strisce. E c'è una bella fotogallery di gnocca bionda, andatevela a vedere, madonna mia ragazzi, quanta roba! Quanta roba, poi le americane. E ragazzi, con questo è tutto, oggi Gnagna Time molto povero per l'ultima puntata di Mezzogiorno e Mezzo di Hattrick. Vabbè, comunque abbiamo visto due belle fotogallery, però mi aspettavo un pochino di più Gnagna Time questa mattina. Va bene, comunque ci congediamo dallo Gnagna Time di Mezzogiorno e Mezzo di Hattrick, ma sicuramente nella prossima rubrica non mancherà la gnagna, non vi preoccupate. Ok, andiamo a leggere le notizie da Tutto Sport. Ore decisive, Pirlo salva la Champions e si conferma, ma occhio ad Allegri. E poi la Juve vola in Champions, il Napoli quinto, i social si scatenano. Bologna-Juve, i voti di Dybala, Show, Chiesa da garanzie. Juve, i tifosi ringraziano il Verona sui social, gemellaggio. Poi Banucci, furia social, tutti a farci il funerale, due coppe e Champions. Devi prendertene nel culo. Inzaghi, Lazio, occhio al divorzio, in polce Gattuso. Cristiano Ronaldo zittisce tutti, il messaggio a fine partita. Juve, tutti a vedere il Napoli, poi scoppia la gioia. Pirlo, il futuro lo vedo la Juve, ma non decido io. E poi furia Juric in TV, domande rispettose, dovete chiedermi scusa, e ha ragione da vendere. Altra figura di merda dei babuini. Ok, andiamo adesso a vedere calciomercato. .it, che cosa dice calciomercato.it questa mattina? Classifica senza VAR, vince l'Inter davanti alla Juve. Vabbè, calciomercato Inter, Conte, Real Madrid, annuncio sorpresa in Spagna. Iniziano le fughe, Zarazeng, Supercoppa Inter-Juve, annuncio ufficiale, ecco dove si giocherà, minimo in Cina, questi hanno il coraggio di giocarla in Cina ragazzi, dove si giocherà? In Arabia Saudita, vabbè, dagli arabi, come al solito, le minchiate della FIGC, va bene. Calciomercato Juve, indizi su Allegri, la sua strategia all'intreccio di Serie A. Bologna-Juve, i tifosi scaricano Ronaldo, miglior prestazione dell'anno. Sassuolo-Lazio, Inzaghi sul futuro, incontro con la società. Napoli-Verona, Juric sbotta, comportamento inaccettabile. E poi le varie pagelle delle varie partite. Ok, questo è tutto con i giornali festanti, con il web. Adesso andiamo a vedere il giardino incantato, fatato, mirabolante dei minchiotauri, che cosa ci offre. Ve lo dico già da adesso, oggi ci sarà un purpurì.
di quelli belli. Ma andiamo a vedere. Allora amici, come avevo detto, quando c'è un purpurì di minchiotauri, ne abbiamo avvistati vari, non ci resta che mandare la sigla di un anti-juventino nel mio giardino. Perciò, sigla! Allora, cari amici, stamattina se ne vedono delle belle, giustamente. Allora, iniziamo, che bello stamattina, la mattinata di quelle belle. Iniziamo con The God of Cornutaurus. Sapete tutti quanti che Ziliani ieri aveva bruciole di culo incredibili. Urludone capostavia Modena vai. Già dopo le due vittorie, Coppa Italia e Supercoppa, i bruciori erano, ma da ieri sera proprio, il massimo. E cosa scrive bruciore di culo Paolo Ziliani? I primi tre posti in classifica non meritano particolari commenti, sono strameritati. Il quarto regalato alla Juve dall'AIA indigna qualunque sportivo e getta disperazione il Napoli, che lo meritava. Non è detto che non glielo restituiscano, aspettare per credere, ci crede! Sei un cornutone di prima categoria. Lui, dopo la minchiata Suarez, dopo la minchiata Superlega, inizia a credere adesso che la Juve venga squalificata e gli danno il quarto posto al Napoli. Ma quanto sei minchiotauro! Sei comunque il re, ragazzi, è comunque il re dei minchiotauri. Poi, Azzurrandia in coma profondo, scrive indegni, chissà tanto questo giro ci ha lasciato le penne. Poi sempre Paolo Ziliani si scatena in 43.000 tweet, ne ha fatti impazzito, è completamente impazzito. Ieri ne ha scritti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di fila, se volete andarli a vedere. Ma perché non provi a fermarti? Quando ti chiami Juve arrivi al quarto trascinando Calvarese errati, adesso la Juve è d'obbligo la conferma del maestro. La domanda delle domande, poi al netto della pessima partita giocata dal Napoli, secondo voi era più rigore questo su Mertens? Insomma, 10.000 tweet contro la Juve, ma si capiva. E poi si risveglia di nuovo Azzurrandia dopo il tepore dell'1-1, non ci ha capito un cazzo, è rimasto lì esterrefatto e scrive: ve lo avevo detto che era un copione già scritto. I giocatori del Napoli si sono sciolti e l'Atalanta e Bologna in ferie, la Juve non poteva rimanere fuori dalla Champions, passo e chiudo. Ecco, chiudi definitivamente, perché giustamente. Ma tu sei scemo. Poi altra volta Padovan, ricordiamo che Padovan, ragazzi, non ne ha azzeccata neanche questa volta una, aveva detto che la Juve arrivava quinta e puntualmente la Juve è arrivata in Champions. Padovan, Napoli in Champions e lotta tra Juve e Milan, per me bianconeri restano fuori. E meno male che aveva detto che quest'anno le aveva azzeccate tutte. È un dio Padovan, è Ziliani, Padovan è il re dei minchiotauri. E poi chiudiamo con la minchiata di Auriemma, per chiudere in bellezza, Auriemma 43 punti nel girone di ritorno, Gattuso meritava la Champions, lo saluterò in questo modo. Ciao, se vuoi iscrivimi, ciao. Ciao Auriemma e ciao anche a Gattuso. Ok amici, fantastica questa puntata di oggi, insomma, una puntata che ci siamo goduti fino in fondo con questa Juve in Champions e Napoli in Europa League, che per noi è la cosa più bella che poteva accadere, perché il karma a questo punto, ripeto, ha colpito di nuovo. Vi saluto, vi ricordo che dopo Mezzogiorno e Mezzo di Hat-Trick va in onda Un caffè con il tridente, Daniel Orgoglio Gobbo, Spacca Calcio Pirata, insomma, tutto un purpurì di bei programmoni. Io vi raccomando di mettere like a questo video, che è l'ultimo per questa stagione di Mezzogiorno e Mezzo di Hat-Trick, perciò spolliciate di più, condividete
e soprattutto commentate, likeate, commentate e likeate, mi raccomando. Allora amici, a breve saprete quando andrà in onda la prossima rubrica pomeridiana al posto di Mezzogiorno e Mezzo di Altri, che penso tempo 2-3 giorni. Intanto io vi saluto, noi ci vediamo presto e ciao napoletani. L'Europa League alla fine è comunque qualcosa. Zero titoli.